Veramente bello passare del tempo dedicandolo appunto alla costruzione di questo mezzo e non stando su TikTok o tutte quelle cazzate lì. Tieniti forte, perché questa qua è un vero giocattolino e sono in macchina con te oggi, caro mio, perché tu sei un appassionato di questi progetti. A te ti mandano al manicomio. Parliamo di una macchina leggerissima che ha un motore swappato. E bentornati, cari miei, eccoci qua. E ti dirò, scopriremo in questo video se questa macchina fa le curve. Rompila, mi raccomando. Oggi vi presentiamo una 500 swappata 1004 T-Jet, ma prima vi raccontiamo la sua storia. Condivideva il motore della Fiat 126 bis, il bicilindrico, da 31 cavalli e 127 km orari di velocità massima. 4 marce. Ovviamente sono stati montati altri motori, ricordiamo il più bello, il 1100 da 54 cavalli della Sporting, versione che andava veramente ad enfatizzare quest'auto. Paraurti anteriori posteriori dedicati, minigonne, assetto ribassato, l'interno era bellissimo e veniva stravolto con dei tessuti dedicati. Quadro strumenti con fondoscala 180 e contagiri. Ragazzi, che volete di più? Ci fu anche la versione da 41 e 45 cavalli, 903 centimetri cubici e 5 marce. Quest'auto poi si va a caratterizzare per una vetratura molto ampia, effettivamente c'è più vetro che lamiera, e per una grande apertura dello sportello di ben 72 gradi. Avevamo un'idea principale che ci ha fatto poi decidere di iniziare con questo progetto. Ah ragazzi, avevo dimenticato di presentarvi gli ideatori di questo progetto, Marco Francese e Simone Topazio. Che era appunto quella di prenderla e andare al Nürburgring con il motore originale. Poi alla fine guardi i video su YouTube e la vedi col T-Jet e dici ma insomma vale la pena andare a fare una cosa del genere e andare a spendere dei soldi sul 900? No, è meglio metterci il T-Jet, giustamente. Una volta trovato il T-Jet, anche quello in demolizione, comprato in demolizione, completo di turbina, cablaggio e insomma il necessario, l'abbiamo portato a casa e ci siamo messi sotto in garage per farlo funzionare, insomma riguardarlo in tutti i suoi aspetti. Il progetto l'abbiamo fatto io e lui, completamente da soli, con l'uso di crick, cavalletti, mattoni e qualche parolaccia, insomma siamo riusciti a far tutto. Mamma mia! Cammina, eh? Ok, c'è una curva, rallento. Oh, però frena. Frena e come se frena. Le marce entrano abbastanza bene. Devi essere, guarda, molto delicato, come tutte le Fiat. Mi ricordo anche le una Turbo. Bisogna, no, cambio preciso, un po' troppo da dire. Ma che cavolo se ne frega. Allora Manuel, perché questo sterzo? Spiegami, perché è così preciso? Questa è una 500 Young, quindi praticamente è la base. Quindi montava il 4 cilindri, aspirato ovviamente, non da 54 cavalli ma da 41. Montava questo 4 cilindri, quindi una bomba, ma essendo così scarra non montava nemmeno servosterzo. Qui è stato montato tutto il sistema di sterzo della 600. Oh, that's why. Con elettroguida, quindi il comfort ovviamente è aumentato. Ti dico che è sensibile ai piccoli angoli. Ok. Ok. Dai. Ok. Ok, il telaio si snoda. Telaio? Sembra un serpente. Parliamo di telaio, ragazzi. Cos'è? Oh, porco Giuda. Mace, santissima. Però è lo sterzo diretto.
ci siamo dedicati subito all'assetto, che è un ghiera TA Technique. Sull'anteriore è regolabile, sul posteriore invece non è fisso purtroppo, però insomma abbiamo trovato il compromesso giusto. Un assetto che rispetto all'originale è molto migliorativo, e su quest'auto insomma se ci vuoi andare un minimo forte ti serve. Tutto il retrotireno ha la stessa tecnica del telaio tipo 2, quindi Fiat tipo, Fiat coupé, bracci oscillanti e sospensioni semi indipendenti. Davanti il classico MacPherson. Ti dico che secondo me qui c'è bisogno di fare un po' di tuning elettronico, perché ho sentito nell'erogazione, siamo in terza marcia, il contagiri è rotto, quindi non ti so dire a che numero sento che scende un po' di coppia, però a metà scala diciamo, ascolta. Okay. Sì, diciamo. Comunque guarda che velocità che fa. Cioè, torniamo al discorso di prima. Passion, this is passion. Ok? È inutile sta a fare discorsi di tecnica. La settimana scorsa guidavo il Type R Limited Edition, qui 320 cavalli, la macchina che mi ha stravolto la vita, e vedrete il video. Quella è una macchina super tecnica e va fatta una valutazione anche tecnica, perché poi di velocità e di strada ne fa tanta, tenuta di strada, tecnica, c'è tutto. Qui si deve valutare in base alla passione. Nel complesso mi sembra un progetto estremamente ordinato. Loro sono famosi, anche e soprattutto ai raduni, mi stavano raccontando, per aver tirato giù il motore e tirato su questo con un transpallet. Ok, quindi ragazzi, complimenti. Avete fatto un ottimo lavoro, ma poi conta che loro non sono meccanici. E quello è il fatto. Dato che insomma adesso le ruote sgommano e la potenza senza il controllo è nulla praticamente, abbiamo deciso di montare un impianto frenante della Uno Turbo. Fortunatamente monta plug and play, quindi la pinza monta con le staffe originali, i dischi sono dei Rottinger baffati e forati. Invece come pastiglie abbiamo deciso di montare delle DS3000. Invece sul posteriore abbiamo lasciato i tamburi, che però abbiamo revisionato. Interessante l'adozione del cambio del 1100 da 54 cavalli, plug and play sul 1400 T-Jet, e un cambio molto robusto, anzi complimenti a chi la progetta. Mamma mia, allora il pedale del freno è strano, sicuramente il punto d'acqua te lo scordi perché il pedale dell'acceleratore è molto alto. Era un'auto che nasceva con l'acceleratore con la corda, per adattarlo su un motore di nuova concezione con il drive by wire, no? Quello senza, quello elettronico insomma. È stato fatto un lavoro incredibile, ma sempre tirando in ballo il discorso lasciamo quest'auto più originale possibile, non tagliamo niente. Ed è stato montato un secondo pedale per emulare questa cosa, quindi estetica dell'acceleratore a filo, ma tutta l'elettronica per renderlo elettronico. Prova a spalancare qua. Non ha l'auto bloccante. Oh, oh, oh. Vai, vai! Mamma mia, come ti viene? La turbina è ancora la IHI, l'originale. Abbiamo realizzato dei collettori giusto per invertire la posizione della turbina, perché il T-Jet monta solitamente la turbina verso l'alto, ma per motivi di spazio non si poteva fare, quindi è stata montata verso il basso. E come in ogni video dedicato a swap del genere, a progetti così, siamo incappati in un problema. Abbiamo una bella crepa sui collettori. Ci pensa il nostro amico Luca D'Ascenzo, sempre disponibile, che ringraziamo. Meno male che ci sta dando una mano Luca a risolvere con questi ragazzi, altrimenti non sarebbero neanche potuti ritornare in quel di Modena. Ci vogliamo la firma sul triangolino Luca D'Ascenzo, eh? Qui abbiamo fatto una saldatura che serve a rinforzare il sistema di scarico, in quanto si era creata una piccola lesione. Poi l'abbiamo rinforzato con un triangolo che unisce le bancate 1 e 2, 3 e 4, con già una predisposizione per una staffatura, così alleggerendo il peso del turbo sui collettori. Tu sai che questa oggi la guido io e Manuel, non so se... Ma piange il cuore, mi piange il cuore.
ci sei anche a pomeriggio. Comunque, beh, sicuro senza la staffa non andavamo lontano. Comunque, io quando vedo questi lavori rimango sempre affascinato. Bravi, sì, veramente, veramente. In garage? Sì. Sì, sì, sì. C'è stato un gran lavoro per cercare di non tagliare nulla della macchina. E infatti anche il radiatore, monta il radiatore suo originale. Senti che puzza di benzina, eh? Hanno lavorato bene sullo sterzo. Poi se tu mi conosci sai quanto è importante per me lo sterzo, la valutazione. Infatti, quanto gli dai questo sterzo? Paragonato alle auto dello stesso segmento, prendiamone una a caso, uno turbo, che poi non è lo stesso segmento, ma insomma mi riporta in quegli anni lì. Il lavoro che hanno fatto, che ha reso lo sterzo sensibile ai piccoli angoli, cosa stradiversa da quella che era la demoltiplicazione di uno sterzo di uno turbo, già lo rende molto più godibile, molto più spendibile, più preciso. E guarda, anche perché vedi questo tratto, cioè stai guidando un giocattolino, io qua ci metterei dentro un roll bar, la farei proprio una bella gabbia saldata, incazzata, andrei a rendere più rigido il telaio, tutta la cassa più coesa. Si chiamava 500 Trofeo e aveva tutto il kit, fornito ovviamente dalla Fiat, per renderla ufficiale per correre in pista. Servirebbe, per carità, l'autobloccante, però io pensavo che sgommava come quella del... Infatti io ti direi anche no. Va bene così. Sì. Che l'erogazione è diluita, sì, bene, infatti. In tutto l'arco di coppia. Sembra quasi un aspirato. Guarda. Oh, quanto mi sto divertendo. Sai che ti devo dire una cosa? Ci hanno messo barra stabilizzatrice dietro? Sì, della Ford Focus. Va bene dietro, il posteriore segue. Hai tolto il gas un paio di volte in curva. Brutto assassino che non sei altro, mi vuoi vedere morto? Eppure... La volevo provare questa cosa. Ci sono auto che abbiamo provato, ad esempio la Swift, che come lasci un attimino, hai visto? Come tende parte? Tende, a partire, tende a chiudere bene le curve, ecco, ma quella è un altro tipo di caratteristica. Ti dico che lo sterzo è veramente un punto a favore, è bellissimo. E anche il cambio da 1100 deve essere delicato, non deve essere mai ruento con questa roba, però non abbiamo mai sbagliato una marcia. Vero. Anche bello l'assetto, dai, la macchina si comporta bene, guarda che strada. Tanto grip, buono anche lo pneumatico che monta, però l'assetto copia benissimo, queste sono strade strasconnesse. Abbiamo dovuto far fare una frizione da Protoxide su misura per poter scaricare tutti i cavalli. Sì, diciamo che prima senza con la frizione diciamo originale slittavo la frizione, adesso slittano le ruote, quindi... Bella anche la frizione in rame e nemmeno tanti flusci aerodinamici, no? Ci sono. Alla fine questa qui faceva 0.33 di CX e si vantavano che a 90 km orari faceva 75 decibel con i finestrini chiusi dentro un abitacolo, e questa roba è stata proprio sviluppata in camera anecoica. Sono rimasto veramente sbalordito da due ragazzi che veramente anche giovanissimi hanno realizzato questo progetto in un garage. Può rompere gli equilibri naturali della macchina? No. Si rischia poi di sconvolgere a tal punto che diventa inguidabile. No, l'ho trovata equilibrata. Io credo che sì, la penso come te. Io penso che questo sia il giusto. Ecco, qualche ritocchino a come assetto cose. Copia bene, no? Hai sentito? C'è un motore che tira talmente tanto che secondo me anche con gli ammortizzatori non al massimo della performance comunque ti tira fuori dappertutto, perché sfiori l'acceleratore stai subito in coppia al massimo, quindi ti aiuta tanto. Anche sempre mettendo un roll bar diventa rigida, e questo non è detto che sia una cosa che va a migliorare, perché il fatto che fletta la carrozzeria comunque l'accompagna. È vero, infatti tenendo prima parlavo che la spalla è alta della tenendo gomma. Conto che la spalla è alta, è vero. Io prima ho detto ma io ci metterei subito un roll bar, invece adesso ascoltandoti e avendola metabolizzata perché l'ho guidata mezz'ora fa, hai ragione tu, è vero. Beh, questo è il mio punto di vista, perché poi naturalmente dovrebbero guidarla anche persone molto più titolate di me che possono sicuramente dare dei contributi. Io assolutamente io non dico la mia opinione, ma sono di un esperto, l'opinione no, di un esperto, perché Luca è un ragazzo umile.
Grazie per il ragazzo. È molto carina esteticamente questa piccola scatolina con questo swap di Jet 1004. Bello il progetto, bello averlo fatto in garage. Sono quelle cose che comunque danno gusto, soprattutto per chi le fa, ma anche per noi che l'abbiamo guidata. È molto bellina anche dentro, l'hanno curata nel dettaglio. Se avete visto i sedili di Simoni Racing, gli SRSV, hanno messo lo sgancio rapido. Io lo utilizzo spessissimo nelle mie auto più sportive, lo sgancio rapido. Ho due modelli che comunque trovate sia sul catalogo della Simoni Racing, ma anche nel link che vi lascio qui sotto in descrizione. Volante a calice o mezzo calice, non ricordo benissimo adesso. Quindi una serie di aggiornamenti estetici che l'hanno resa molto carina anche dentro. Vai qui sotto in descrizione se ti vuoi comprare anche tu dei prodotti di Alan. Ciao Alan, sei un grande, ti aspetto al podcast. E voi potete utilizzare il codice sconto ODP15 qui sotto, che comunque è uno sconto su tutti i prodotti, su tutta la gamma. Torniamo in macchina. Se vi è piaciuto, metti like. Assolutamente. Metti like. Sì. Non mi piace. Follow us. Esatto. Perché non ti sei ancora iscritto al canale? Iscriviti a questo canale. Cioè, ci abbiamo anche dei comments. Infatti, sono bellissime. Guarda le telecamere che abbiamo messo in macchina. Ma poi chi è che porta queste cose tu, qui così? Ah, io guarda, anche ogni giorno, ragazzi. Anzi, se avete questi progetti pazzi, scriveteci, perché apri la porta un attimo, ci vengono a salutare, ragazzi. Veniteci a salutare, ragazzi. È stato bello avervi fino a qui. Swappate tutti i motori, tutte le macchine che volete, lasciateci un like e un commento, ovviamente vi risponderemo con gioia. E noi, ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao.